bianco in quei mesi difficili, quando per l'appunto nessuno dei nostri padri si è presa la responsabilità di guidare una comunità che era frastornata da un risultato elettorale molto difficile, già stato detto da tutti, e io anche per questo ti ringrazio, perché noi abbiamo tanto bisogno di nonni e di padri, ma abbiamo un grandissimo bisogno di avere nipoti, di avere persone più giovani che si impegnano nel Partito Democratico, perché solo provando a investire anche sulle più nuove generazioni potremo fare quello che Maurizio Martina ha detto molto bene nella convenzione, cioè concentrarci sul fatto che gli avversari oggi sono quelli che governano il paese, come ci ha ricordato molto bene Nino Taricco, che sono pericolosi oltre a essere impreparati. Ma solo con il passaggio di testimone, e come sapete, ve lo dice una che per esempio rispetto ai temi della resistenza ha sempre pensato che fosse importante un dialogo tra generazioni, beh, se quel passaggio non viene passato alle generazioni più giovani, sicuramente sarà molto più difficile combattere la deriva populista che attraversa il nostro paese. Quindi io intanto ringrazio Martina per questo percorso faticoso di squadra che abbiamo fatto in questi mesi, lo ringrazio naturalmente perché lui ha preso il carico più grande, più faticoso da reggere, e lo ringrazio perché a proposito dai nonni della sinistra ha imparato che in quei luoghi, nei luoghi della sofferenza, bisognava ritornare, e oltre ad essere stato capace, l'avete ricordato tutti, ad essere unitario, lui è tornato davanti alle fabbriche, è tornato dove c'era la sofferenza, e anche questo io penso che sia un messaggio molto molto importante, come molto importante è stato stasera quando si è deciso di venire a Bra. Nella scelta di dove andare, se fare l'iniziativa, come sapete la provincia è grande, scegliere un posto, non solo abbiamo scelto Bra perché a Bra c'è un circolo molto vivo, e anche questo per il partito deve tornare a essere un valore, come ci ricordava Flavio Manavella, perché laddove i circoli lavorano e funzionano devono essere valorizzati, anche questo lo trovate nella mozione, ma perché ovviamente non devo dirvi quant'è il lavoro di Bruno e della sua squadra, e naturalmente faccio un grandissimo in bocca al lupo a Gianni Fogliato per questa avventura. Ebbene, quindi la scelta di questa sera è stata anche innanzitutto per manifestare solidarietà, e abbiamo incontrato una delegazione dei lavoratori dell'Avet. Io penso che anche questo fosse... congressuale nella prima fase del congresso, io voglio ringraziare qui stasera innanzitutto le persone che anche sui social network ci consentono di avere una pagina, e quindi ringrazio coloro che si occupano quotidianamente, vedo qui Fabrizio e non so se c'è Mattia, non lo vedo, ma comunque, eccolo, scusami Mattia, ringrazio quindi tutti coloro, le persone che hanno preso la macchina e che si sono fatti chilometri per andare a fare dei congressi anche piccoli, ma per portare con convinzione il nostro sostegno a questa mozione. Io credo che anche questo significhi ritornare a ridare valore all'essere comunità politica. Noi non siamo né un circolo del tè, né una lista civica, né un movimento che con quattro clic risolve le questioni. Noi siamo una comunità di donne e di uomini che cerca di discutere e si confronta sulle politiche. Si possono avere anche delle sfumature, delle opinioni diverse, ma siamo una comunità arricchente proprio perché della parola e mette al centro la parola, e sulla parola fonda il rapporto di fiducia che deve essere fondante del nuovo e del percorso del Partito Democratico, che mi auguro dopo le primarie possa proseguire ancora più forte di come è stato fin qui. E ringrazio quindi tutte le persone che di questo territorio hanno fatto parte della mozione, ne vedo tanti qui tra di noi stasera, e anche a loro io credo dobbiamo un applauso, perché la militanza...